sta fisioterapia che ti stai facendo, rimane uscito un ulione secondo me. Vabbè, mo il problema più grande sono le costole che mi stanno, perché quelle ci mettono tempo per mettersi a posto. Ma le costole sempre perché ti stai A spaccando. botto sotto, capito? Però io sono convinto che stessa la protezione che fa, mi fa spessore proprio su un punto preciso. Vuol dire che non c'è un problema. Che significa tengo un problema? Che getti ne brutto? Questo Già. sì, però non lo so. Vabbè, comunque. Più che altro sono abituato abbastanza a conviverci con questo tipo di dolore. Bello, mi sto divertendo perché la guido Sure. spensierato. Ma quello Per così è. quanto sto adesso perché ce l'ho di carattere, cioè io sono così che guido sempre che ha paura che sto carente. Però almeno mo, cioè, mi riesco a svagare. Perché lo cazzo di DRZ, voglio fare, ma non No, arrivare ma mai era a questo difficile livello. proprio, DRZ era proprio, io non pare, prendile tu perché tengi quanti, aspetta un momento, levi qua, Ma manca che l'acqua pesa. l'acqua da portare, c'è uno sorso, Ma ci aspetta, stai un altro, che e cazzo te è voglio questo? acqua, grazie, Il no piano, va bene, eh? Oh, no, ma ci no, vedo l'uva no, no. passa, Le cornette, ma che la palatella le cornette, ma proprio saziato. Comunque qua si sente proprio il fabbisogno di del avere motore. più motore. Ah. Muove su. Capo Muove qua proprio. Che sto facendo il giro? su. Vabbè, Muove come hai fatto? su per Oppure mo che un 5,30. partiamo al limite poi cambiare. Così può essere che non riesco a più assolutamente, me la vengo a te. Ma se vedi tu, a No, te ma già la figurati. persona a telaio No, rosso, ma sono siamo bene. convintissimo, guarda, se mi ci diverto. Sono amore. Mi sono convinto che se ti pigliori di non cammini più. Per come guidi tu, senza offesa, se ti Cioè, pigliori di molto prudente così. avrai problemi, perché quella è una Però moto che quasi pure mi sciolto una volta per sempre. vuole essere guidata Lo so, di coppia. Lo tu invece con questo metti sotto coppia e nei problemi te ne esci. Ma non esci più con quello tipo di moto. Sì, avrai anche una moto più leggera, ma. Un gallinia meglio Cioè, l'anteriore. gli ostacoli là per forza li devi affrontare in velocità. Capì? Devo allineare meglio questo anteriore perché non è ben allineato. Non mi sbaglio, Eh no, signor. no, io non l'ho mai portato in due tempi, non lo so, cioè, come si porta. Probabilmente sì, è così, c'è cioè, bisogno più di grinta, anche se dipende dalla cilindrata, perché il 300 non ha bisogno, cioè anche al minimo tiene una coppia che è tre volte la nostra. Io portavo 300 kg, l'amico tuo i cava. Io non lo Con 95. acceleravo e se gli faccia la parete, dice, ma che fa sta facendo il suo? Cioè, è tutto da vedere. Massimo Ranieri, no, come si chiama? Ruggia. Secondo me il 125 si deve portare a gas sempre aperto. Mentre il 300, secondo me, lo puoi gestire anche sotto coppia. Sì, però non tu non puoi accattare la motocicletta che secondo me. Questo sì, ma più che altro è un veicolo molto estremo. Ma chi usa su sto estremo? Dice che questo è un discorso. Io punto più alla praticità, alla comodità, perché la volta che riesci ad essere un divertimento, quando tieni uno strumento estremo in mano, che comunque ti può dare i suoi problemi, tieni l'avviamento, c'è tanta manutenzione da fare, non lo Ma quello so. che lo sto dicendo è un defetto ucciato, lo usano al 30% del motore, cioè che non fanno in coppia, da un defetto ucciato, tranne da un rettilineo, no? Quindi tu lo usi. Però devi rapportare a quello che facciamo noi. Noi facciamo cioè, il giretto in montagna ogni tanto, no? No, la basta, grazie. Cioè, significa che non. Per me, io aspetterei un pochettino più avanti per fare spese perché vorrei vedere se arriva l'iniezione sui due tempi. E allora diventa un altro discorso. E poi, sinceramente, mi sto aspettando un 450 Kawasaki, Yamaha leggero sulla base del progetto YZ. E chi non l'ha, perché a me, io 450 di queste l'avrei presa ad occhi chiusi, solo che pesavo qualche cosina in più per poi avere quel poco di potenza in più che non so fino a quando può essere utile a me, per come guido io. Cioè, se proprio lo dovessi cambiare, andrei a cambiare per qualcosa del genere.
Per sudare non sudi tanto, Vabbè, qualsiasi cazzo estiva, eh? Ah, sei senza mantenuta giubbino. estiva. L'allenamento che ti porta a sudare meno comunque. L'allenamento in bici. Buona. Qualche volta che organizziamo in bici, te lo dico, ci facciamo quella strada che abbiamo fatto, visto, con l'asfaltata, la prendiamo già da giù. In pratica tutta la salita ce la facciamo sull'asfalto, in modo tale che non ci spompiamo. E arriviamo lassù, dove siamo arrivati con le moto, e ci buttiamo in quel sentiero. Poi a scendere però non ci facciamo il discesone, perché penso che chi è in bicicletta non è divertente, anche se l'hanno fatto i ragazzi con le bici. Però chi è caduto, chi non si sono, non hanno fatto più, hanno fatto una volta e non hanno fatto più. Dove indice che non è che si sono divertiti. Magari l'ha fatto con i pedali sciolti, lo puoi pure fare. Ma che i pedali attaccati, è criminale all'angolo. Avrei che spizzi, l'amico di Pompei, una tasta caga, gli zeva sciasella. Ah, sarà la bicicletta. Ah, che appareare. E non è una cosa in più che fa pesare la bici. Sì, fa pesare, ma il beneficio che torna è nettamente superiore, perché tu quando stai prossimo, immagini in quel discesone, tu premi, stai seduto, premi e si siede tutta la sella, così non tieni la sella alta che puoi mettere i piedi a terra. Arrivata alla fine hai bisogno di pedalare, ti alzi sui pedali, premi il pulsantino e la sella ti torna sotto uguale. Capito? E te la regoli, lasci il pulsantino e scendi e puoi anche pedalare. Io ho provato che ma è Una figata, una figata. una grande cosa proprio, no? Oltre che una. Io ho il problema che la sella, se l'abbasso tutta, a stento è come dovrebbe essere. Cioè, Perché tiene mi una trovo taglia troppo L, a alta. te L. Quindi se ci metto questo reggisella, che comunque te la alza un po', Non ce mi la fai troverei più, ma male. a te è L, perciò. A Ah. te serviva, diciamo, una M. Sì. Però quello è relativo alla misura, perché ci sono L molto grandi. Per esempio, io ho provato la bici di quell'amico, l'Epic, la Specialized, in taglia M, sembrava una L. Sì, è vero. Vedi? Mo' va a finire che mi si vede se video VR50. Dagli gas, sta fatendo. Ci puoi dare 7-8 clic di alta velocità? Così almeno quando. Prendi il calcio di te. Almeno quando pigli nuovo fosse Ma ti sulle radici sostengo. come sei andato con quella cosa? È Vabbè, mo' il terreno è nuovo così. tutto Cioè, diverso. un po' meglio. Per la mia percezione, un po' meglio. Dai, ho preso sto. Vedo stesso. Credo che possa bastare. Che famo, l'amo? Sto aspettando a bu. Oggi Ma si che se... siete fatti abbastanza in fretta, Che siano sì. problemi di batteria, eh? La metto a folle. Ah, ci No, metto. il problema è proprio dei beta, di Gillette. Ah, Roba di tengo... alzavalvole, cose, capito? Ah, non è una questione semplicemente di batterie. Ah. La batteria anche se ci metti un po' Partiva così.
Stavo a cattà. Cagamo cacchio. Ah, ma dai, secondo me, il prossimo passo sarà a 4,50. Ma io la chiamo a non la lascio.